Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Mamma mia, ragazzi, mamma mia che schifo! Mamma mia che schifo! Ma com'è possibile? Regalare una coppa così? Regalare una coppa così? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile regalare una coppa in questa maniera? In questa maniera abbiamo regalato una coppa all'Inter. Abbiamo regalato una coppa all'Inter. Un errore clamoroso, beffa atroce per la Juventus di Max Allegri alla Scala del Calcio contro l'Inter, campione d'Italia, allenata da Simone Inzaghi. Il primo trofeo per l'ex allenatore biancoceleste, il gol di Alexis Sanchez al 120esimo, ormai a tempo ormai scaduto, regala questa vittoria nella Supercoppa Italiana 2022. Il sesto sigillo nell'albo d'oro per la formazione nero-azzurra, invece viene rinviata la festa per la decima Supercoppa nella storia bianconera per la formazione bianconera. Sicuramente una beffa atroce per la Juventus di Max Allegri a causa di un errore senza parole, senza commenti. Non ci sono parole, non ci sono commenti per commentare un errore clamoroso, clamoroso da parte di Alessandro. Proprio negli sgoccioli finali stava per entrare Bonucci per i calci di rigore, perché ormai era una partita destinata ai calci di rigore dopo il vantaggio bianconero nel corso del primo tempo, esattamente al 25esimo, grazie al colpo di testa vincente di Weston McKennie, la risposta al 34esimo con la perfezione, con il calcio di rigore segnato da Lautaro Martinez per l'errore di Mattia De Sciglio. Ecco, Mattia De Sciglio, dall'essere l'eroe dello Stadio Olimpico domenica pomeriggio, nel tardo pomeriggio della 21esima giornata di campionato, all'errore commesso questa sera. Dall'errore di Mattia De Sciglio all'errore di Alessandro. Due errori difensivi, due orrori difensivi. Puniscono la Juventus di Max Allegri in questa Supercoppa italiana. Per l'Inter un successo che mancava addirittura dalla stagione 2010, dal 3-1 rifilato ad agosto alla Roma, quel 3-1 proprio qui nella Prato, sempre verde della Scala del Calcio al Meazza a San Siro, una 3-1 alla formazione giallorossa, ultima finale disputata a Pechino contro il Milan, persa 2-1 la stagione seguente. Per la Juventus una decima finale consecutiva in Supercoppa, 5 vittorie, 5 sconfitte, ed è la seconda sconfitta in altrettante finali giocate contro la formazione nerazzurra dopo la sconfitta con il gol di Jean-Sébastien Veron lo scorso 20 agosto del 2005, partita disputata al Delle Alpi di Torino. Dal gol del vantaggio firmato da Weston McKennie al calcio di rigore, che ha pareggiato, che ha ripreso lo strappo bianconero nel corso della ripresa, fino alle due grandi chance per la Juventus con Federico Bernardeschi sull'assistenza di Adrien Rabiot al minuto numero 47, e poi da uno strappo in verticale proprio dello stesso Bernardeschi con la palla alta sopra la porta, difesa da Samir Handanovic. Una Juventus con un atteggiamento offensivo nel corso del secondo tempo, grande chance per Dumfries sulla traversione di Bastoni, il colpo di testa dell'olandese ex PSV Eindhoven, la risposta di un attento Mattia Perin, che ha giocato un'ottima partita, un'ottima finale, essendo comunque anche all'esordio assoluto in una partita così importante che valeva un trofeo per l'ex portiere del Grifone. Tutto sommato una bella prova rovinata, rovinata purtroppo dall'orrore, da un vero e proprio orrore, non errore, orrore difensivo di Alessandro, che regala questo trofeo, questa vittoria all'Inter di Simone Inzaghi, superiore, nettamente superiore per fisicità, per quello che ha mostrato comunque all'interno dei 120 minuti, dopo un ottimo avvio, due grandi chance per Lautaro Martinez, una chance per Dzeko, una chance per De Vrij nei primi 15 minuti, una Juventus che sembrava irriconoscibile dopo il grande exploit all'Olimpico, la rimonta da 3-1 a 3-4 in soli 7 minuti. Però ragazzi, una Juventus che è
è uscita Almeazza, è uscita comunque dal proprio baricentro basso con il gol di Weston McKennie, una bella azione sulla destra di Dejan Kulusevski, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, altro assist per Alvaro Morata. Buon, propositivo nel corso del primo tempo, da dimenticare la prova per lo spagnolo invece nel corso del secondo tempo. Però un giudizio in questa finale, sicuramente il cambio errato fuori. Colui che aveva comunque gestito l'attacco, Federico Bernardeschi, la spina sul fianco questa sera della difesa nerazzurra, al suo posto Arthur all'80esimo, in serie di palla poi al 74esimo, un'altra mossa assolutamente discutibile, come il cambio di Manuel Locatelli al posto di Rodrigo Bentancur. Quindi tante mosse errate, secondo me, quella sera di Max Allegri. Però, ragazzi, l'errore di Alessandro alla fine regala la Supercoppa italiana all'Inter di Simone Inzaghi. Decide Alexis Sanchez al minuto numero 120. Vittoria meritata, ma ragazzi, beffa bianconera alla scadella a calcio. La Supercoppa italiana è dell'Inter di Simone Inzaghi. In questa pretensione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!